In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su L'aereo climatico è una Corallero 42 su AirTrigger. rappresentazione non solo dell'atmosfera, ma di tutto il sistema climatico, che include l'atmosfera, gli oceani, la biosfera, la composizione chimica dell'atmosfera e così via. Ci sono delle equazioni matematiche che descrivono tutti i vari processi che regolano il comportamento dell'atmosfera e noi approssimiamo queste equazioni in maniera numerica e possiamo studiare l'evoluzione del clima usando questi famosi supercomputer che stanno diventando sempre più potenti. Con questi modelli noi possiamo sia guardare al passato che lui menzionava Dimensionare anche la piccola era glaciale, questi ultimi secoli che sono stati veramente freddi in realtà. Allora diciamo l'ultima era glaciale è stata circa 20.000 anni fa, quella del film L'era glaciale, no? Per capirci dei mammut. Questo fa parte di cicli naturali di glaciazioni e deglaciazioni dovuti a piccole variazioni dell'orbita terrestre che hanno dei periodi da 20.000 ai 100.000 anni. Appunto, 20.000 anni fa è stato l'ultimo periodo glaciale, poi c'è stato un riscaldamento per circa 10.000 anni. 10.000 anni fa è cominciato l'ultimo periodo caldo interglaciale, il clima è stato molto stabile per circa 5.000 anni. E poi 5.000 anni fa è cominciata la lenta discesa verso la prossima era glaciale. Quindi chiaramente il questa discorso è piccola. Le immenso, però è interessante informazioni che che si si trovano trovano sono sono sbagliate, sbagliate. informazioni sbagliate, no? Mica può chiamare lo scienziato di riferimento ogni volta. Questa cosa è veramente molto particolare. Perché l'informazione è così, alterata? Certamente fossi almeno un po' metafisica, potrei, diciamo, discutere, non dico ad armi pari, ma diciamo così, ad armi celesti, ad armi terrestri. Invece no, Il sono premio solo. Nobel era per la pace, non per la. Ah mio Dio, ancora di più, Oppure. allora sono ancora più intimidita, perché ecco, questa mi tocca veramente nel Spesso cuore. circondate da strati e strati e strati di libri che tuttavia non leggevano, ma diciamo al di là dei quali in qualche modo proferivano, ma non proferivano il vero, il che sarebbe stato, diciamo così, una pretesa forse eccessiva, ma quantomeno simile, diciamo così, all'ambizione della professione o perlomeno la ricerca del vero, ecco, no. La domanda fondamentale era chi ha detto questo, quando l'ha detto, perché, a chi giova? Cioè un contestualismo esagitato, esagerato, che non permetteva quasi mai a un ragazzo affamato, come si era allora, no, di pensieri se non di verità, Nonostante un e discreto sonnambulismo. comunque sonnambulismo diffuso. Oggi io, diciamo, definirei il mondo della vita come il mondo della vita minacciata, è minacciata sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista storico, e la filosofia come il tentativo A di svegliarci dal sonnambulismo, B di Wow, capire. accidenti, che affondo. Come formulare l'oggetto delle nostre angosce? O È gli così. oggetti, no? Perché O ce gli ne sono oggetti almeno delle. due grandi cluster di oggetti, E sì. infatti questa cosa mi viene, chiedo scusa, un'idea. Ok, diciamo che la crisi climatica, il catastrofismo, insomma, è un dato reale, va bene, insomma, ma l'umanità spaventata dove può arrivare rispetto ad un'umanità che invece crede nella propria Diciamo, creatività? dopo un conflitto nucleare globale, si innescherebbero tutta una serie di incendi su larghissima scala e il fumo associato a questi incendi, provocherebbe una, come dire, una cappa che impedirebbe alla luce solare di raggiungere la Terra e quindi getterebbe quello che rimane poi della Terra dopo, diciamo, un conflitto nucleare. Lo getterebbe in una situazione sostanzialmente di un La perenne. La teoria teoria dell'inverno dell'inverno. nucleare fu, diciamo, proposta da un famosissimo, chimico, Paul Crutzen, che vinse il premio Nobel per la chimica per la questione del buco dell'ozono, che è un'altra
delle crisi epocali che per fortuna è stata risolta. Lì un grande Negli contributo Stati della Uniti, scienza. Già negli anni Ottanta volevano fare un sito nel sud del Nevada, non lontano da Las Vegas, e mettere 500 metri sottoterra, mettere tutte le scorie prodotte dalle centrali la nucleari cosa americane. incredibile che io parlo degli anni 80 e ancora oggi non hanno preso una decisione se fare, se usare questo Certo, sito o no. sicuramente avventuroso il lavoro di uno scienziato. Senta, però io mi permetto di insistere, nel senso, visto che ha studiato proprio questa cosa e quindi l'inverno nucleare e quindi i rifiuti nucleari. Intanto mi chiedo perché si progettano siti di stoccaggio sulla Terra di rifiuti nucleari e villaggi turistici sulla Luna. Questo mi Alle sconvolge due anime comunque. della nostra civiltà, perché voi volete pensare, ma che cosa è la cosiddetta cultura europea senza l'anima russa? Ma dirò di più, che cos'è la cosiddetta cultura europea senza la civiltà orientale e naturalmente medio orientale? Voglio dire, lì sono le radici stesse, diciamo, dell'idea di trascendenza, no? Tutte le tre religioni del libro. E così Basta via. Ecco, ricordare allora, certe. discussioni televisive, e qui vengo a una delle cose che mi aveva chiesto, fra uno dei rappresentanti massimi della geopolitica in Italia, il direttore di Limes, e la UN Special Rapporteur per i diritti Umani in geopolitica, Palestina. guardando con occhio stranito, diciamo, lo Special Rapporteur, in questo caso una signora, che gli portava il dettato del diritto internazionale, e sogghignando un po' diceva: ma c'è ancora qualcuno che crede che il diritto internazionale esista? Ecco, questo lo ritengo particolarmente educativo per tutti noi, ma caro mio, la risposta era: se non lo credi tu, certamente non potrà esistere, perché esiste solo in quanto ci crediamo e operiamo per farlo esistere tutti noi, essendo una norma e non una legge di natura. Venendo all'ultima domanda, che in realtà è la più difficile, no? È un'esigenza non Adesso esprimibile, cioè la povertà, non abbiamo parlato della povertà, ma la povertà è alla base di tutti i problemi ambientali e sociali che oggi abbiamo. Dimostrano che se eliminiamo la povertà nel mondo, eliminiamo anche il problema dei cambiamenti climatici. Adesso contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.